Buongiorno a tutti, io sono Maurizio Migliacci e lavoro all'Università della Duscia nel centro di Cantero, dove mi occupo principalmente di rete trasmissione dati. Io e il mio collega Paolo Gallo abbiamo accettato con piacere e quindi ringraziamo gli organizzatori di questo evento. Abbiamo accettato con piacere di partecipare, forse è la prima volta che l'università partecipa a un ministero qui a Viterbo, e il tema era anche, insomma, è anche abbastanza importante: l'innovazione, tutto per tutti. L'università si pone, si deve porre, diciamo, nel territorio come ente principale per apportare innovazione e proporre innovazione. Per cui io e il mio collega ci siamo suddivisi questo spazio che ci avete dato e abbiamo deciso di presentarvi tre cose che rappresentano un po' quello che vorremmo fare, quello che vorremmo realizzare, quello che dobbiamo realizzare e anche qualcosa che abbiamo già fatto e che è già in produzione all'università. Per cui abbiamo pensato questo tipo di agenda, dove il primo argomento è la rete metropolitana per la città di Viterbo. Parleremo poi di Unibus in Idem, vediamo che cos'è, dopo specificheremo meglio ovviamente. E la terza parte è la piattaforma già in produzione, utilizzata con un buon grado di soddisfazione da tutti gli utenti, la piattaforma Moodle. Allora iniziamo a presentare un pochino l'università di Viterbo sul territorio. Immagino che molti di voi forse conosceranno già queste cose, insomma, anche se studenti naturalmente. L'università è suddivisa nel territorio, di Viterbo, divisa in queste sette sedi. Ovviamente la parte più cospicua è rappresentata dal campus Agriello, sono diversi corsi di laurea, e dall'altro sito che è Santa Maria in Grazia, dove c'è il dottorato. Però esistono anche altre sedi nel territorio, c'è la facoltà di economia via della Caserma, San Carlo. Recentemente si è aggiunta anche la scuola di agri ufficiali, che è di fatto un dipartimento anch'esso dell'Arimento. Questi sono un po' di numeri. Sapete che non si può più parlare di facoltà, non ci sono più le facoltà, ci sono i corsi di laurea, i dipartimenti, comunque i numeri sono questi. Abbiamo 30 corsi di laurea su 7 sedi, urbane e 2 extraurbane, abbiamo Civitavecchia e Città Lucana. 1200 circa punti di rete installati, un'infrastruttura di rete abbastanza corposa, alla quale si è aggiunta qualche anno fa un'infrastruttura wireless basata su accessori distribuiti nei vari siti. Questo è uno schema fisico della rete. Sostanzialmente abbiamo un fornitore che è Fastweb, che ci fornisce le linee di trasmissione dati. E le linee di trasmissione dati sono quelle che vengono utilizzate per connettere le varie sedi al centro stella dell'Ateneo, che si trova giù al campus Agriello. Attraverso un anello MPLS di Fastweb arriviamo con una linea S8DSL e recentemente abbiamo utilizzato anche la fibra ottica, soprattutto ci è servita per collegare, non si vede molto bene, per collegare il sito Santa Maria in Grazia al sito di Agriello. Di fatto questi due fori, abbiamo detto, sono così importanti, quindi abbiamo messo in fibra ottica. Abbiamo anche una piccola parte di fibra ottica di proprietà, ma insomma veramente poca, nostra veramente, dalla facoltà di ex facoltà di Agraria, facoltà di beni culturali e scienze. Recentemente a questa rete abbiamo aggiunto, o meglio, incorporato anche la rete di telefonia. Abbiamo fatto adesso un'infrastruttura integrata, fonia dati, quindi anche le centrali sono state trasformate in poi, quindi regolate su questi circuiti che abbiamo.
Dicevo, abbiamo un contratto CNIPA, STC e CONSIT, le linee di trasmissione dati, con un provider che è Fastweb e vincitore della gara. Ovviamente un contratto che costa abbastanza annualmente. Questo per quanto riguarda le connessioni interne. All'esterno l'università, essendo un'università che ricerca, è connessa alla rete GAR, esattamente GARIX, un'infrastruttura in back con fibra ottica. Abbiamo una connessione scritta direttamente con Roma, non c'è pure la gigabit, per ora è sufficiente. Queste sono alcune analisi di grafico del sito dell'Università della Tuscia verso l'esterno. Abbiamo degli strumenti per monitorare l'MTSG, non so se qualcuno lo utilizza, sono piattaforme open source, con le quali io faccio anche dei piccoli controlli sulla banda interna. Diciamo, questi sono due siti che si leggono molto male, comunque Economia, Via delle Caserme e Libro Via San Carlo. Sono analisi del traffico dell'altro giorno, in sostanza, e dal quale si capisce che non è ancora tutta esaurita la banda, ma diciamo ci siamo quasi, cioè la situazione è critica in alcune sedi, o meglio, per quanto noi riusciamo a implementare e incrementare queste linee di trasmissione che a livello costano, comunque sia gli applicativi, le esigenze di utenti crescono e ci troviamo spesso e volentieri a certi momenti del giorno ad avere una banda abbastanza piena e quindi un decadimento delle presenze. Allora abbiamo pensato qualche tempo fa a un punto di svolta, va bene, tutte queste cose, tutti questi siti, perché non ci realizziamo nell'infrastruttura nostra? L'idea sarebbe quella appunto di avere un'infrastruttura fisica di trasporto distribuita nel territorio di Viterbo, che possa servire le sedi dell'università, ma allo stesso tempo essere anche a disposizione di altri enti che possono trovarci nel territorio, nel percorso, oppure che possono partecipare al progetto. E, ovviamente non sto a sottolineare i vantaggi della fibra ottica, diciamo adesso. Cioè, lo sapete che diciamo, il canale trasmissivo è molto, molto ampio, diciamo, con delle tecniche ulteriormente nuove è possibile trasportare più lunghezza d'onda sulla fibra, quindi cioè, abbiamo di fatto un'ampiezza di banda quasi infinita. Ma soprattutto diciamo, con la fibra ottica si possono creare delle opportunità, cioè con un'infrastruttura fisica possiamo creare delle opportunità. Possiamo integrare praticamente, cioè, lo studente, ad esempio, parlando di un diritto universitario, nella città si possono creare nuovi spazi. La città potrebbe essere un campus virtuale, potrebbe essere distribuita diciamo, con dei luoghi, ci possono essere biblioteche, hotspot, impianti sportivi, anche a disposizione degli utenti e degli studenti. Potrebbe un'infrastruttura di questo tipo integrare tutte le istituzioni presenti nel territorio, minimizzare il digital divide. Insomma, ci sono diversi vantaggi, soprattutto quello di incoraggiare la collaborazione reciproca con le altre realtà territoriali. Questo è quello che abbiamo cercato di sondare un pochino nel territorio, perché con una rete sul territorio si può fare tante cose, governamento, gestione integrata della protezione civile, per esempio, infrastruttura, aumentare la sicurezza, la sorveglianza, dare internet a attività produttive, incrementare il ROIT. Il problema è se possiamo fare tutto questo da soli, per cui ci siamo concentrati un pochino sugli altri, anche diciamo, a cercare aiuto in altri enti, da altri enti che potrebbero essere interessati a abbiamo anche sperimentato varie strade, perché nel corso degli anni sono state rese disponibili cavidotti e fibre anche per la città di Viterbo, che poi non sono state utilizzate, sono stati vari progetti nel corso degli anni che gli operatori hanno portato avanti e non sempre hanno portato avanti. Quindi esistono a Viterbo dei cavidotti belli pronti, esistono anche le fibre ottiche,
esistono soprattutto dei percorsi che possono essere utilizzati, che puntano anche a sondare in comune la possibilità di utilizzare fogne e